Ben trovati da Giovanni Vimpinelli, siete in collegamento con il Palasport per questa serata del torneo amatoriale Girone A. Si affrontano Rottavreglia e Stanley, questa prima delle due gare di questa serata. Pallone c'è la Rottavreglia, è arrivato anche l'arbitro Antonio Biso, sempre più brizzolato alla Giorgio Runei. E siamo pronti per iniziare a raccontare le gesta dei gladiatori che sono entrati nell'arena del Colosseo, e via, è iniziata la partita. Primo possesso per il Tottenham, che questa sera si schiera con numero 12 Alessio Marvaso, numero 11 Cristian Marvaso, numero 99 Buzzaro. Oh, numero 5 Guida, però ci hanno scritto Giuda. Hanno scritto Giuda. Grande, chi è stato? Chi è stato a scrivere Giuda sulla lista? Numero 4 Malamaci, numero 6 Antonelli, numero 9 Gianluca Mosconi, numero 7 Giordano Mosconi. I tecnici sono Flavio Termina e Andrea Lotti. Passiamo a Stanley, che si schiera con numero 21 Simone Panunzi, numero 22 Branco, numero 9 Di Amicis, numero 4 Vero Ricci Simone, numero 7 Emanuele Panunzi, numero 4 Scognamiglio, numero... no, Stefano Ricci senza numero, non si sa se c'è, ma speriamo che ci sia. Numero 11 Befani, numero senza numero Turchi, e Ricci credo sia l'altro, è vero, portiere. Simone Ricci è il portiere, non Stefano Ricci che è il giocatore. E poi il tecnico è Emiliano Branco. L'attacco di Stanley va giù per terra, Guida oppure giù, attenzione il pallone in mezzo per Befani. Befani lotta, sembra un po' Eder quest'oggi durante Italia-Spagna. Ecco la famiglia Mosconi al completo che va verso la porta. Gianluca Mosconi si ferma e lotta. Ecco ancora l'arbitro Antonio Biso, che ha diretto anche la finale del torneo Coppa Faro, mettendo la sua schiena di fronte alla telecamera di una televisione locale che stava riprendendo la finale del torneo in oggetto. Arriva Simone Panunzi, controlla il pallone da quest'altra parte per Manuel, la parata del portiere, attenzione Manuel Panunzi che si è mangiato un gol clamoroso, poteva fare ciò che voleva, se l'è mangiato, se l'è divorato come un panino con cotoletta e asparagi, non so, non credo sia mai stato creato questo piatto. Anche questa sera c'è Damiano Impiccichè alla telecamera, pronto a scrutare tutti i profili Instagram, quindi se volete farvi una foto su Instagram, Damiano Impiccichè la guarderà subito. E siamo con Gianluca Oliviero, giocatore della squadra di Public World che gioca domani, non so se la riprenderemo, stiamo facendo carte false per evitare di riprendere quella partita. Ciao Gianluca, stai seguendo questo match, attenzione Befani è solo, è tutto solo e si mangia gol clamoroso, ancora Mangioni, quelli di Stanley, e quindi posso chiedere a Gianluca cosa ne pensa di questa partita. Io guardo solo la mia squadra. Come lo fate? Un pronostico. Niente. Pareggio, neanche il pareggio. Pareggio, non vuole. Vedete, non si schioda. Nel frattempo arriva Stefano con del mangime, credo. Il tiro di Simone Panunzi, deviato dalla difesa. E poi un tiro ancora di Befani. Befani chiede scusa, credo, al mondo intero per l'errore fatto. Memo Anastasi. Dov'è? Vogliamo Memo Anastasi. Non viene più, non viene più. Come non viene più? Vogliamo sapere il nome del nuovo allenatore del CRC. Ha detto la prossima settimana vi faccio sentire, mando un comunicato sul nuovo allenatore, ancora non è arrivato niente. Scognamiglio, che sul foglio redatto dall'organizzazione è scritto Scognamiglio senza G, lo diciamo? E poi un tiro che finisce fuori. Vediamo ancora in panchina Luzzaro. Ecco, vediamo poche luci in questo momento. Passa, attenzione a Cristian Marvaso. Niente, questa è la notte dei bocconi amari. Si mangiano ancora i gol le due squadre. Simone Emanuele Panunzi il tiro
Manuel Panunzi, 1-0 il vantaggio della squadra di Stavari, che ha sbloccato la situazione con la rete di Manuel Panunzi. 1-0. Forse manca qualche faro. E seguiamo ora il match iniziato da quasi 5 minuti. Stasera il grande Matteo. Grande Matteo! Un pronostico sulla partita, come no? Come Rossi? Sì, sì. Posso andare in bagno? Ha detto posso andare in bagno quando ho chiesto il pronostico e niente, si rifugia nella sua scatola di difficile intendimento. Vediamo ancora un Mosconi che non riesce ad andare avanti, Befani, ancora Befani, il pallone stava per andare da Stefano, poi la rimessa laterale per il Tottenham che deve recuperare un gol. Niente, ancora non si gira il grande Stefano, che okay, questo sarà arrivato altri giocatori per quanto riguarda Grotta Vreglia. Vediamo Stefano che sta sistemando la lista. Befani, ancora lui, ecco Luzzaro, il primo tocco del pallone per il grande Sebastian Luzzaro. Luzzaro e Pimpalo si contendono la palma di miglior giocatore di questo torneo, MVP di questa manifestazione, e conferma il successo ventennale della Goal Sport Management, come ci piace tanto dire. Vedete, torneo impeccabile per quanto riguarda l'organizzazione. E poi rimessa laterale, niente questa sera, niente bambini qui a Palasport. Ieri sera abbiamo commentati uno di qui. Gianluca Olighiero non vuole commentare la partita, però insomma un commento su Italia Spagna ce lo può dare. Non l'ho vista. Come non l'hai vista? Come non ti interessa? Forza Roma, è fatto. Solo a Roma. Vabbè, commenta la partita di Florenzi. Non l'ho vista, non l'ho nemmeno vista. Fuori, niente. Nemmeno fuori, non, si trincerà. Pensiamo solo a Pupi World, che domani gioca. Se la vinciamo. Sì. Pallone avanti, sbornie colossali. Matteo, quanto tempo fa ti sei preso l'ultima sbornia? Io sono ubriaco perennemente di vita. Ah, sei ubriaco di vita. Di vita, sì. Sì. Senti, avrei una comunicazione. Dici. Ricci Stefano è il 4. Infatti è l'altro, il portiere. Esatto, il portiere. Ok. Dacci un tuo commento su Italia-Spagna. Non l'ho seguita. Oh, ma nessuno ha visto la partita. Non l'ho vista. C'è uno che ha visto Italia-Spagna e vuole fare un commento. E tu se no stai riprendendo la partita, Damiano. Roberto! Aspetta. Roberto! Un commento su Italia-Spagna. Niente, nemmeno lui vuole dare. Commento su Italia-Spagna. Attenzione a Simone Panunzi, dall'altra parte per Manuel. Interviene Guida. Eccolo, Giuda. Così come è scritto nella lista. Giuda d'un Giuda, non voleva fare il gol a Luzzaro, vergognati, capra, 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 oh, a voi ti fa gol a Scognamiglio, che ha tirato, che spelunca, il pallone in angolo, capra, 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 le stringi, mi sa che le Olimpiadi e guarda in televisione, in HD, in full HD, perché non credo si riuscirà. Prova la giocata Giordano Mosconi, poi Befani, 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 pallone e fallo laterale. Questa sera solo due partite da commentare, per cui posso iniziare a bere l'acqua già da adesso, così non corro il rischio che finiscano. Scognamiglio esce dal campo, deve andare in bagno a mettersi il vestito da supereroe come Superman. Adesso i Mosconi Brothers all'attacco, il fallo subito da Giordano, punizione per Grotta Vreglia. Vediamo ancora il dottor Zeppa dalla macchina,
che segue il match sempre di blu vestito. Vediamo un attimo. Punizione. Mirko, un commento su Italia-Spagna. Niente, non ci degna di uno sguardo. Gianluca Mosconi devia la barriera. È intervenuto Stefano Ricci. Ancora la gioca il numero 4. Vero, falso, non si è capito ancora. Befani di tacco per Simone Panunzi, è solo Simone Panunzi il tiro, ci arriva Alessio Barbaso che questa sera sta facendo il portiere del Subbuteo, rimane fermo al centro della porta, devia tutto perché i tiri sono tutti centrali. Vedete l'azione avvolgente da parte del Tottenham, niente, grande, grande tocco di palla quello di Giordano Mosconi e poi un tiro di Befani da 80 metri. Attirato dal semaforo qui del Gedila. Poi si comincia a giocare con Cristian Marvaso. Mosconi per Guida. Passa la Luzzaro! Capra! Niente, ancora, vedete, ancora davanti il pallone. Esce Simone Ricci, alza il pallone Branco. Interviene. Chiedo a Damiano in PC un commento su Italia-Spagna, almeno lui l'ha vista. Buona partita. Buona partita. Migliore in campo per l'Italia? Difficile. Come difficile? Difficile perché la difesa La difesa ha funzionato, il pallone nel frattempo, se ci fosse stato Matteo Colonna avrebbe preso di testa, che è finito sulla vetrata. Peccato per De Rossi che si era fatto male. Eh sì, peccato per De Rossi. E poi Thiago Motta squalificato per la partita con la Germania. Branco allarga per nessuno. Luzzaro al telefono, inquadra. No, non è al telefono. Luzzaro al telefono? No. Perché si è messo la mano sull'orecchio? Sapevi che Pellea la mamma ci vede le chiese? Sì, il padre di Pellea ha giocato con i Civecchia Calcio tanti anni fa. La mamma di Civitavecchia, quindi è rimasto legato. Un po' come Davide Romiti, che si è fidanzato con una ragazza di Civecchia. Un po' come Federico Lapenna, anche lui fidanzato con una ragazza di Civecchia. E quindi c'è un po' di Civitavecchia. Strano che qualche giornale non abbia fatto articolo, tipo l'articolo su Nibali. Perché Nibali è venuto una volta a Civecchia, facciamo l'articolo perché Nibali ha vinto il Tour de France. Fu fatto. E tra l'altro chi ha fatto l'articolo, che era in macchina con noi sabato scorso, non sa niente di ciclismo. Non sa nulla di ciclismo. Nel frattempo arriva Befani, vestito come Mark Lenders. Puppy World batte Urs 15-0. Faccio un pronostico facile facile. Siamo al completo. L'abito viso che corre, domani tutto è completo. Come sta Pimpalo? È in forma. Un'altra cosa, ormai praticamente ha preso confidenza con i gol Pimpalo. C'è un giocatore della tua squadra che ancora deve fare il passo, il salto di qualità, potrebbe essere decisivo nella fase finale? Cultre, Dennis Cultre. Ah, quindi non è rotto? Aspettiamo il recupero. Quindi uno manca, non siete a completo? No. Però con il nostro completo siamo 8. Più di 8. A gente poi si accortella. Ecco, benissimo, belle notizie. Torniamo a Toriale, un po' così. Mi raccomando, un bel coltello a serramanico nel calzino da esibire durante la partita. Arriva Manuel Panunzi dalla sinistra, non si porta poi il pallone, c'è il tocco del difensore Guida, sempre 1-0 per Stanley che vince ai danni di Rotta Aurelia. Vediamo un attimo qual è la classifica, però difficile da interpretare visto che ci sono squadre ritirate, partite rinviate, non si è ancora capito qual è la situazione completa di tutto il torneo. Niente, c'è un torneo intero che non si svolge da un mese tipo. E andiamo a vedere la classifica nel frattempo da questa parte di testa, gran tiro di testa, quello di Malamaci se non sbaglio, forse è stato lui a effettuare il tiro, o lui o Antonelli. Niente, ancora non si fa vedere, ma l'aveva indovinato, vedete, sono stato bravo.
No, non è questo. Non è questo il pannello che volevo. No, questo è il pannello di domani. Oppure We World in testa alla classifica con 15 punti. Ma ora 18. Ecco, vale, Stanley è a 10, secondo in classifica. E poi c'è il tiro fuori fra l'epoca di Gianluca Mosconi. Seconda contro quarta, Cottarelli è quarta. Quindi Stanley. Tre punti pure a Torelli. Sì. La data di servizio si è ritirata. Ah, per cui l'ultima giornata. Sì. Ho bisogno di vedere. Vabbè, meglio leggere la classifica come adesso, perché casomai aggiorneremo nei prossimi giorni sul contatto Facebook del Città di Civitavecchia. Corrado Fini che aggiorna tutto. Possiamo dire che per Manuel Panunzi è il sesto gol in questo torneo. Anche, credo loro giochino anche. E il tiro a Alessio De Amicis, 2-0, a scartavetrato la porta con questa bella legnata. È arrivato anche papà Castoro portando le legne e quindi ha fornito il pallone a De Amicis che ha segnato il 2-0. Vedete, arriva il festeggiamento. Ha buttato questo cotolone in porta per il raddoppio da parte di Stalle quando siamo al 16° minuto. 2-0. Ancora no, oggi ho dovuto lavorare tutto il giorno per preparare notizie. Domani vorrebbe arrivare notizie importantissime per lo sport civitavecchiese. Vediamo dei video che vengono caricati sul gruppo WhatsApp di Pupi World. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, diciamo così, per chi vuole, magari qualcuno ci prova veramente. Vogliamo vedere, Video che coinvolgono Pimparo, sempre l'uomo spogliatoio, colui che tiene unita la squadra, nel senso che tutti lo prendono in giro. Pimparo, uomo decisivo per questo torneo, il grande Balzano. Eccolo De Amicis, colui che ha tirato al castagnaccio. Vogliamo Luzzaro in campo, ci vorrebbe l'ingresso in campo di Luzzaro. E poi il tiro, attenzione, traversa clamorosa di De Amicis, che ha colpito la traversa, la fanno ancora gol. Giocata alla tedesca, si gioca alla tedesca in attesa di Italia e Germania. Chiedo a Gianluca Oliviero se Luzzaro può essere la Duriz di Grottavreglia, il Nolito di Grottavreglia. Che facciamo? Chi gioca, chi ha minuti, sì, faremo conto. Normalmente c'è Corrado Affini con le sue statistiche. Attenzione, Malamaci fuori di poco. Conclusione di Gianmarco Malamaci. E poi vedete, rientra Manuel Panunzi dopo un tournée in bagna, che lui voleva trasformarsi in Thor, credo. 7 minuti al termine di questo primo tempo. Attacca Stanley con Simone Panunzi di Amicis. Vedete ancora tarantolato di Amicis, si gira e si volta sopra un po' tutti. Il pallone in mezzo di Amicis, la branca in qualche modo Alessio Marvaso, che è intervenuto da terra. Quindi Marvaso difende sempre centralmente la porta. Il rilancio per Giordano Mosconi. Pallone fallo laterale. Siamo nelle parti finali di questo primo tempo. Batte Grottavreglia e poi vedete bella azione di Malamaci che serve un avversario. Malamaci pronto per una bella cena. Ci senti il Natale del Pimparo. Ah, è roba che si può mandare? Questa parte, azione, seguiamo un attimo di Amicis. Attenzione, mi sono parolacce? No. È Pimparo, è Pimparo, è giustificato. Che sono cose trasmettibili, possiamo mandare. Ha messo le dienze. Ha capito che come? Ha giocato a cose, ha fatto. Ah, allora possiamo far sentire. Ok. Vai. Silenzio. Andiamo un attimo. Chiediamo ai giocatori di stare un po' fermi. Ha fatto il gol, ci ha messo il 2. Che vuol dire? Ci ha messo il 2.
Allora qui si coprono gli altarini, eh. Ci ha messo il 2. Giocate clandestine. Che verdura. Ah! Era Stefano. Attenzione. Fa da bagarino qui a Palasport. Vediamo lui, il vero capo di questo torneo. Ha già deciso quanto, lui già sa quanto finirà la partita di domani tra Puppy World e Urs. Ammesso che l'Urs riesca a venire a giocare, perché più avanti il torneo più meno sono. Si ferma il gioco per il time out. Abbiamo qualche curiosità sul Pimpalo? Non riusciamo ad avere. Ecco ora. Ci sono aggiornamenti dall'Instagram? Niente, quando non, è... non te lo scarichi non te le do più. Ah, e niente, i nostri telespettatori come fanno ad informarsi? Perché tu mi fai passare per quello che non sono. Ah, possiamo dire che in questi giorni ci è che è stata un po' alterata dal fatto che qualche nota giornalista si sia fatta rubare la password del profilo Facebook e qualche direttore burlone se ne sia approfittato scrivendo dell'aminità, delle parolacce. Si sono chiariti, credo, con delle bastonate che ha preso il direttore Luca Rossi. Ricordiamo la statistica, la possiamo ricordare la statistica? 6 dirette, 5 sconfitte, anzi, forse 4 sconfitte. Però non so se come torneo Wisp conti. Torneo Wisp può contare per quanto riguarda le dirette perse o vinte? Non lo sappiamo, non siamo informati. Dobbiamo chiedere a Corrado Fini, è lui che decide anche da questo punto di vista. Voi non avete squalificato nessuno? Niente. No, un'altra volta l'ha scontato. Ah, come? Siete una squadra, avete solamente una squalifica? Ma come fate? Come vi sentite? Non va bene questa cosa? È una munizione per Bosch e Toronto. Ma almeno 5-6 giornate di squalifica, niente, non ce l'avete. Come? Che torneo brutto che state facendo voi di Puppy World. Adesso Stefano Ricci, forse dopo aver mangiato le mazzancolle, il tiro e gli amici si tira una mazzancolla in porta, c'è l'angolo, ancora la parata di Alessio Marvaso, vedete, con i guanti da pizzaiolo, è pronto per questo calcio d'angolo. Ultimi 3 minuti di questo primo tempo, gli amici dietro per Scognamiglio, tira, idiota, niente, ecco una da Befani che va a terra. Il rilancio, eh? No, è un amico, possiamo dirlo. Tutti amici qui a Palasport. Gianluca Mosconi per Giordano Mosconi. E lì c'era la rovesciata, eh? Lì c'era la girata. E questo torneo anche peggio, eh? Mancano solo di Rutti, una gara di Rutti. Non siete soli, eh? Chi? Dove non siamo soli? Dove stavi guardando? Sto guardando il calcio d'angolo, sì. L'arbitro Piso è pronto, ma perché alza la mano tutte le volte? Pallone in mezzo, non ci arriva Antonelli, ed è lui proprio il grande Antonelli, dopo non lo so chi gioca, credo la CPC ha rinviato, avevo rinviato la partita, 7 acquisti, ormai donne, per rimorchiare ci vuole l'uomo portuale. Se non rimorchi in portuale, ma chi rimorchi a fa? Adesso non va più di moda andare con i dottori, i commercialisti. Adesso le donne vogliono l'uomo portuale. Ticket, vedete il tiki-taka di Stanley? Esce fuori dall'area tecnica l'allenatore di Grotta Aurelia, uno tra Tormina e Lotti, mezzo Scognamiglio. Perché fa lì in attacco? Gli hanno tirato la maglia, gli hanno anche stesa, vedete, serra il ferro da stiro, il pallone da questa parte, e la conclusione di Malamaci che poi va a terra, si allunga, sembra Lorella Cuccarini, rimessa laterale per la squadra di Stalai, fasi finali di questo primo tempo, sempre 2 palline, buttate dentro da Stalley che vince per 2-0 su Grotta Aurelia. Il tiro di Scognamiglio, Roberto! Scognamiglio! Niente, ha trovato la buca Alessio Marvaso e quindi il gol del 3-0. In rete il capitano. Grande capitano! Diciamo 3-0.
con la rete, scogliami, se funziona la penna lo scriviamo, ecco qua scritto. E cosa ha fatto Alessio Marvaso? È il portiere. Portiere che ha fatto questa grande giocata, pallone che gli è passato, pallone che gli è scivolato, vedete? Si è sì, perché si è cosparso la crema. Del torneo, il portiere del torneo. È buono forse il portiere Damiano, il portiere dei Tuesday Boys. Forse è buono, no, come buono? Come buonotte? Scognamiglia davanti per Befani, prova il cappotto dall'altra parte, non ci arriva Stefano Licci in tempo. Siamo già nel recupero, questo primo tempo. Rilancio si va da Giordano Mosconi, guida, interviene, guida, eccolo, Giuda Dunguida, passaggio per Gianluca Mosconi, no, è Giordano Mosconi, guida, guida, fate entrare Luzzaro! Niente, pallone fuori. O Luzzaro o morte! Allora, rimette in campo la squadra di Stefano Ricci, maglia rossa. E poi grande Stefano Ricci che tira un gran caramel agli avversari e viene stoppato da quelli di Rottoreglia che avanzano con Malamaci davanti Ciantonelli, il pallone per Antonelli, allarga per Giordano Mosconi, ancora Antonelli da terra, prova a intervenire quasi alla Giaccherini e termina il primo tempo con Stale che conduce per 3-0 su Rottoreglia. Ci vediamo tra poco la ripresa. Via, iniziato il secondo tempo di questo match tra Stalle e Rottoreglia. Il via, hai sentito il via? Dai, faccio un via, faccio un via. Via! No, non si fa, mi devo insegnare il via. Via! Siamo 3-0. Anzi, è inimitabile. Voglio vedere Simone Dell'Uovo che fa un via. C'è Aldo che si ammazza la vita. Aldo Schifano. Un uomo che ama il nero. Sì. E lui il nero sta bene su tutto, possiamo dire. Adesso si arrabbia Aldo Schifano, il metal svedese fa schifo. E quindi possiamo riprendere a raccontare questa partita. Siamo 3-0 per quelli di Stalle. Vediamo anche il grande Davide Feoli che ieri sera ha preso le papine. E quindi questa sera viene a vedere questa partita per dimenticare l'amara sconfitta. Dicevamo 1-15 questo secondo tempo, 3-0 per Stalle su Rottoreglia per effetto dei gol di Manuel Panunzi, di Amicis, che ha segnato uno dei gol più belli di questo torneo, di Amicis un po' all'Azar. Beh, c'è chi ha paragonato Laurato ad Azar, possiamo paragonare anche di Amicis, la castagna di Gianluca Mosconi, pallone che è andato a sibilare l'incrocio di pali. E quindi niente da fare per Rottoreglia. E poi il terzo gol di Scognamiglio, se lo stavamo dimenticando. Ma è entrato in campo l'eroe. Eccolo Luzzaro, fa in porta, fagli fare gol. Luzzaro fuori! Fuori la messa Luzzaro. Zero gol. È un po' un'azione alla Lukaku quella che ha fatto adesso Luzzaro. Vedete, Simone Ricci impaurito. Stava per subire il gol da parte del grande Sebastian Luzzaro, è andato tutto solo verso la porta e la stava conficcando dentro. Branco, Scognamiglio, niente, qua è partita molto muscia, partita muscia, le squadre non ci vogliono far divertire. Passaggio orizzontale, vedete ancora un altro orizzontale, vedete, orizzontale, guarda, guarda ancora orizzontale, vediamo se si va verticale, no, passaggio orizzontale e poi vedete rubato il pallone da parte di Guida. Luzzaro, fai fare gol a Luzzaro. Sebastian Luzzaro, godo, godo.
sotto la telecamera, esulta sotto la telecamera, inquadra, ecco. Yeah! 3-1, quanto siamo? Ha segnato il giocatore più scarso dell'Unione Europea. Dopo questa l'Italia esce dall'Unione Europea, come la Gran Bretagna. Il gol di Luzzaro, 3-1, siete delle schiappe, avete preso gol da Luzzaro. 3-1, quindi il gol del vice capitano. Adesso Pimpa l'insidiato, dopo questo gol realizzato dal numero 99, che ha segnato un gol che avrebbe fatto anche... Chi avrebbe fatto? No, Pimpa l'ha fatto di meglio, almeno quello, almeno una la sa fa. Ma in realtà la butta. Avrebbe fatto pure io quel gol lì. Grande Guida, facciamo i complimenti anche a Mirko Guida che ha fatto l'assist. Befani, pallone per Panunzi, Manuel che la mette fuori. Com'è partita finita? Si chiude in città di Civitavecchia. Termina la manifestazione organizzata in maniera mastodontica da Corrado Orfini. La decisione è arrivata a causa dello Ius Prime Noctis, questa regola, no, dello Ius Luzzarus Noctis. Eccolo, regola che prevedeva che in caso di gol di Luzzaro sarebbe terminato il torneo. Quindi da questo momento non conta più nulla. Non so se il girone B riesce a salvarsi per quanto riguarda questo torneo. E poi tira una bella sciappolata Cristian Marvaso, che la mette fuori. Quindi si può riprendere a giocare. 3-1 dopo il gol di Luzzaro. Luce dei nostri occhi. È andato in rete. Meno 2. Il grande Luzzaro ha segnato. Prostratevi, siamo 3-1 per Stanley, 3-1 per Stanley contro Rottoveglia, ma il gol di Luzzaro vale per 10. Gol di? Luzzaro, il 99 del Tottenham. Befani davanti per il tiro, Manuel Branco, 4-1, la rete anche di Manuel Branco. Una rete luzzariana, possiamo dire? Possiamo coniare questo termine? Che bacetti! Quindi il gol, quando siamo giunti al settimo minuto del secondo tempo, ricordiamo, come piace tanto dire a Matteo Colora, non l'ha mai detto durante le telecronache, il fatto che si giocano due tempi da 25 minuti in questo torneo e non 30 come accade per esempio in Serie C1. Non l'ha mai detto durante le telecronache, noi lo diciamo per la prima volta. Ecco Scogna Emilio, che già di gol ne ha fatti tanti. Branco, Stale che ha fatto tornare la partita dalla sua parte, più 3 dopo il più 3 maturato al primo tempo. Scogna Emilio, quello davanti per Branco, prova a superare l'avversario, poi deve raggomitolarsi. Prova a superare la difesa di Cristian Marvaso. Mette in gioco anche ancora Antonio Biso. Vedete il George Clooney di Civitavecchia. Pallone per Cristian Marvaso. Allaga per Gianluca Mosconi. Befani devia col petto. Rimessa laterale. Va a battere il grande Luzzaro. La butta davanti. Cristian Marvaso e poi arriva anche Gianluca Mosconi. Dribbling ottimo da parte di Simone Manunzi, che prova ad andare anche verso porta. Befani. D'altra parte, autogol di Luzzaro. Oddio, sono disperato. Aiuto, ho bisogno di uno psicologo. Aiutatemi, sono in difficoltà. Ma che ha fatto? Ma che fa? Portiere dell'albergo. Che cosa brutta che abbiamo visto. Autogol di Luzzaro. Quindi si annulla? Ti do una bella notizia. Si annulla il gol che ha fatto. Per cui siete ancora in corsa per questo torneo. Siete contenti? Non verrà annullato il torneo del Città di Cie.
notizia, radia, potete scaldarvi, i partiti dopo si giocano perché Luzzero ha annullato il suo gol grazie a questa autorete. Siamo 5-1 adesso per quelli di Stale. Si gioca con Gianluca Mosconi, la tira d'esterno alla Quaresma. Befani va verso la porta, adesso rischia di friggere patatine la squadra del Grotta Aurelia. Cristian Marvaso allarga per Guida, la tocca Branco che con la forchetta la mette in calcio d'angolo. Befani contropiede chiarissimo di Stalle, Befani doppio passo all'area per Simone Panunzi, un altro autogol stavolta di Giordano Mosconi, due autoreti consecutive, siamo 6-1 e quindi niente, così praticamente tre gol se li sono fatti da soli, due autoreti e la papera del portiere, quindi ci sono molte colpe per quanto riguarda Grotta Aurelia, la partita ormai non ha più niente da raccontare, 6-1, punteggio tennistico, punteggio da Wimbledon qui al Palasport. Avanti per Gianluca Mosconi, non riesce a metterla in porta. Stalle con la maglia rossa come quella del Cile. Grande Cile. Che ha vinto la Coppa America, chiediamo com'è? Manca un quarto d'ora al termine di questa partita. Chiediamo a Damiano Impiccichè come si è goduto questa vittoria del Cile. Sul divano, con molto caffè. Sul divano, è stata una notte molto lunga. Si è andati ai calci di rigore. Ogni tanto mi addormentavo. Ah, ti sei un po' addormentato. Mi svegliavo. Sei stato svegliato dai parenti cileni. Dai messaggi. Come è stata accolta la festa? Guarda, hanno mandato. C'è grande festa in Cile? Tantissimo. La seconda volta. La seconda volta che il Cile vince la Coppa America. Non so se è la seconda. Ok, non accade di frequente. Anche l'edizione. Scognamiglio il tiro, Roberto. Scognamiglio, 7-1. Ormai l'imbarcata, ormai prende acqua la squadra di Grotta Aurelia. Doppietta di Scognamiglio. Eppure la gara doveva essere equilibrata, quella di quest'oggi, invece alla fine ha preso un binario preciso, quello che ha portato alla vittoria la squadra di Staley. 7-1. No, sta là. Sta dietro di te, niente. La domanda è andato via? Andando fuori, non lo so. Cercano giocatori di retrocessi in Serie D nel frattempo. E non li trovano. Antonelli. Pallone per Giordano Mosconi. Gianluca Mosconi. Davanti non riesce all'imbucata. Simone Panunzi per mano e Panunzi è libero, ma c'è il tocco da parte di Guida. C'è la rimessa laterale. Oh, grande anche Mattia Ranzoni presente qui al Palasport. Però deviato da Antonelli. Calcio d'angolo per i rossi che vanno a giocarla con De Amicis. Va da Simone Panunzi che calpesta all'erba. Non si può fare, prenderà la multa da parte dei vigili urbani. È vietato calpestare le aiuole. E poi da questa parte ancora si gioca. Rientra Luzzaro dopo un anno sabbatico, credo. Quindi si è annullata la situazione di Luzzaro. Il torneo può continuare. Un gol e un autogol. De Amici, poi nessuno guarda più la partita, vedete? C'è Simone Panunzi, il pallone da questa parte per Manuel Panunzi che spreca in maniera clamorosa. C'è gente che adesso lo prende per i fondelli. Siamo entrati nella seconda metà di questo secondo tempo, ormai non c'è più niente da dire, che dobbiamo dire? Dicevamo con attenzione, altro tutti i contropiedi, non rientra più nessuno. De Amicis, il pallone è per Simone Panunzi che cerca il sinistro, si va da Panunzi che la tira di destra, la parata di Alessio Marvaso. Quindi grande festa in Cile? Tantissimo. La sento moltissimo la Coppa America. L'Argentina e il Cile è veramente un brutto cliente.
Ah, c'è quindi rivalità tra l'Argentina, anche perché credo siano vicini Argentina e Cile. La più grande rivalità dell'Argentina è con l'Uruguay, poi anche un po' con il Paraguay, però anche con il Cile forse si sente. Che l'Argentina avrebbe preso la rivincita dall'ultima Coppa America, invece ha riperso. E invece ha perso ancora l'Argentina. Il tiro di Simone Vanuzzi è deviato. E Messi che ha detto che si ritira. E Messi ha detto che si ritira. Che ne pensa Gianluca De Iero di questo ritiro di Messi dalla nazionale? Sei d'accordo? Solo delusione. Per me ci A 28 anni ha deciso di ritirarsi dalla nazionale. Fra 2 anni ci sono i mondiali, forse lo convinceranno in ogni maniera. Per continuare a giocare tra le file dell'Albi Celeste. Il tiro e c'è Simone Panunzi con il destro, la inficca dentro la porta, siamo 8-1, doppietto, no, primo gol in questa partita per Simone Panunzi. Otto pere ha dato stalle a quelli di Rotta Aurelia, 10 e mezzo al termine di questa partita, possiamo fischiare la fine volendo? Niente, non è niente, l'arbitro Pisi si è girato a metà, poi ha fatto un gesto, vuol dire no, non si può, non possiamo fischiare la fine, sarebbe un peccato. Fallo laterale per la squadra di Stanley, vediamo Stefano Casciofari con dei fogli. Simone Panunzi, niente, non è la mano del Panunzi ovviamente. Si gioca con Stefano Ricci. Gli amici si fanno accettare il pallone, Giordano Mosconi che porta il pallone, va da Luzzaro. E niente, perché si passa il pallone così a Luzzaro? Come ti permetti, caro Giordano Mosconi, di passare il pallone così a Sebastian Luzzaro? Un giocatore che ha bisogno del pallone sempre attaccato al piede. Quindi ci stavo. Lui deve avere il pallone attaccato al piede. Niente, ancora contropiede da tutte le parti con Manuel Panunzi. Manuel Panunzi dietro per Stefano Ricci. De Amicis prova la castagna, non prende la porta. Ora ci stiamo preparando la prossima partita. Non sappiamo chi gioca, però uguale, va bene ugualmente così. Giordano Mosconi per Antonelli. Luzzaro si va da Malamaci, Gianmarco Malamaci, e poi tira la porta a porta, no, di giù allora, dai. Manuel Panunzi. 9 al termine di questo match, ancora che dobbiamo dire, ma c'è più niente da dire, possiamo raccontare magari qualcosa, però in mezzo deviato. Niente, va ancora il pallone fuori. Non abbiamo nessuna avventura a raccontare della Barbara Berlusconi di Civitavecchia, non abbiamo niente, non c'è lanci, niente, non vi ho fare lanci. Branco, pericoloso. Luzzaro, grande intercetto di Luzzaro. Antonelli la rilancia, il pallone per Giordano Mosconi. Che cosa state mandando in onda? Che cos'è questa schifezza che state mandando in onda? Come vi permettete? Adesso nell'imitazione non mi riesco. Oh, il grande Neri, Black and White è arrivato. Vieni qua, faccio il commentino, dai, un'altra partita, c'è più niente da dire. Ah, che è successo? Niente, questa attenzione. Quanto stanno? Siamo 8-1 per Stanley su Grotta Aurelia. Ah. E stasera giocate oggi, domani, neanche niente. Ma gioca nessuno, chi ne gioca stasera gioca nessuno. Giocano domani contro dei scarsissimi bielorussi. Ah, buono, è già è dal primo tempo che stiamo parlando male dei russi, dei sovietici. Io dico la verità, insomma. Pronostico? Pronostico ufficiale, c'è cioè proprio un numero oppure che ne so. Quanto finisce? Per me 12-1. E frattempo Manuel Panunzi, 9-1. Questa partita si avvicina. Siete dei sovietici! Niente, questo è l'invito che arriva a quelli di Stanley. A quelli di Rotorelli ovviamente, stanno perdendo 9-1. Madonna. Ogni azione in contropiede. Il punteggio? 12-1, sì. Quindi un gol glielo fate fare. Sì. Io il gol lo do sempre. Ecco. Maggior marcatore?
Maggior marcatore, se, capo, se viene Jimmy Fulvi. Ah, quindi non si sa nemmeno se viene Jimmy Fulvi. Non si sa, ancora non è ufficiale. L'uomo con la castagna d'oro? Sì. O se no, Daniele il Travaglini. Il tiro più potente, Travaglini. L'uomo potente. Che forse torna da... Sì, torna. Domani sarà tra i nostri. Squilla il telefono, rispondi. Mio padre. Ah, parate di essere farfasso. Pallone in angolo? Digli, sono in diretta con la telecronaca. Dilla papà. Buonasera. Vabbè, io sono educato, saluto. Siamo in diretta, siamo, parla, ecco, con Giovanni. Una cosa, buonasera signor Neri, vero? Sì. Un commento sullo suo figlio, come lo vede come allenatore della squadra? Più vicino al microfono, per favore. Parla più forte, va. Più forte. Non dica parolacce, che sennò vede censura. Non so, non riesco a sentire. Ciao. Vabbè, appena educato, ha salutato. Ciao. Forza Luzzaro. Vabbè, diciamo, questo è il saluto che volevamo fare al papà di Gabriele. Il tiro. Sebastian Luzzaro. Gol! 2-2. Quanto siamo? 9-2. 9-3. No, doppietta di lui. 9-2. Ha segnato solo lui. Oddio. Torneo che rischia la sospensione. Anna. Dopo l'autogol, il gol, doppietta di Luzza. Scogna Emilio. Ho fatto l'urletto senza rischiare nulla per quanto riguarda la gol. Cioè, sempre che ho sprecato chissà che voce, ma in realtà non ho sprecato nulla. Il tiro fuori di poco da parte di Cristian Marvaso. Che insulti nel frattempo a Scogna Emilio, giustificati, più che giustificati. Arriva anche il grande Stefano. Vedete, accolto festante con decoriandoli. 5 minuti al termine di questa partita, ormai non ha più niente da raccontare. Il tiro di Branco, la parata deve opporsi a Alessio Marvaso. E quindi è la tua prima esperienza da allenatore? Sì, la mia è la prima. La prima, come ti senti? Quante volte è capitato che dici, guarda, ferma un attimo, ferma un minuto, e dico, dice, ma che. No, non è capitato, no. Succederà nella fase finale? Sicuramente. Ottavi, quarti. Branco che attacca, vedi anche lui. Non vede l'ora di dire a Gabriele Neri, no, io non esco. Befani, tanto adesso la tira di sinistra, no, larga per Scognamiglio. Scognamiglio, siamo sempre a 9-2. Per Staley. Il tiro di Stefano Ricci, Alessio Varvaso. Forse il migliore dei suoi. Assolutamente, direi dopo Luzzaro, ovviamente, chiediamo scusa a Luzzaro. Se non fosse stato per lui sarebbe finita tipo 28-1. Ha fatto una papera rossa come una casa, però per il resto ha parato tutto. Si sistema i guanti, vedete, efficace, vedete ancora gente che scivola. Arriva Guida, ancora Luzzaro solo, ma che fai Stefano Ricci? Perché blocchi Luzzaro? Guida. E niente, praticamente ormai si lascia passare. È un passepartout questa partita. 3 al termine di questo match, arriva Luzzo. Tira da fuori area. Niente, non tira. Antonelli per Guida. Si fa rubare il pallone. Davanti sono 2 contro 0, ma non danno il pallone adesso per arrivare a Scognamiglio. Befani, Simone. Befani. Madonna. Befani è primo questa sera. Credo non sia nemmeno capocannoniere del torneo perché Fulvi ne ha fatte tipo 13. 10-1. No, 10-2 ovviamente. Chiedo scusa a Sebastian Luzzaro, autore della doppietta. 10-2. Multipli di 5 qui al Palasport. Per questo match tra Grottaulegli e Staley. 2,5 al termine. Speriamo che l'arbitro Biso fischi prima. Come vedete, praticamente vanno tutti in porta a Luzzaro, ormai è diventato il Luzzaro Party. È come un pigiama Party, è solo Luzzaro, dategliela. Ma che? Ma che ha tirato? Ha tirato con il bastoncino del gelato? Ma che era?
ha tirato col bastoncino del Magnum questo tiro Luzzaro. Il rilancio a Scognamini, vedete, si abbraccia, fallo. Il fallo adesso, perché non voleva farlo? Adesso fa il tiro e viene dato il gol? No, non viene dato. Devi battere, questo ha detto l'arbitro Piso a Scognamiglio. Vedete, scontra a fuoco, punizione. Tanto Scognamiglio tira la calda arrosta adesso. No, lascia il compito a un compagno. Trattasi di Stefano Ricci, forse o Befani. 1:20 da giocare. Attendiamo solamente la fine di questa partita. Vogliamo salutare il match. Pensiamo già a domani. La partita che non commenteremo. Il WeWorld contro l'Urz. No. Che dovrebbe... No! Stefano Ricci! 11-2 e termina così. Bravo! Bravo all'arbitro Antonio Piso che fischia prima. 11-2 termina questo match a favore di Stalle, grazie alla doppietta di Branco, la doppietta di Scognamiglio, i gol di Panunzi, De Amicis, Simone Ricci, Manuel Panunzi, Simone Panunzi ovviamente, Befani e due autogol. La doppietta di Ruzzaro non è servita a Grotta Valeglia per vincere questa partita. Quindi Giovanni Pinelli, Damiano Piccichè, vi ringraziano per questo match e ci vediamo alla prossima partita.